Ciao, come stai? Bene, bene. Sempre bello tornare al cinema vecchio, che ormai è un po' casa, perché improvvisazione, stand-up, siamo sempre qua. Come ti chiami? E Stefano Gorno. cosa vieni a portare sul palco stasera? Mio ultimo spettacolo, quinto spettacolo di stand-up comedy, anche se in realtà ne ho fatti altri poi nel mondo del cabaret, dell'improvvisazione, però quinto stand-up comedy che si chiama Non c'è niente da ridere. Ovviamente c'è da ridere, speriamo, ma il titolo è Non c'è niente da ridere. Da dove è partita la tua passione per la stand-up? Allora, la passione per la stand-up parte dalla passione per il teatro comico, per il cabaret in generale. Quando avevo 20 anni e sono uscito dal seminario, ho iniziato una scuola di commedia dell'arte con Mauro Piombo a Torino. Da lì ho iniziato a fare provini di cabaret, poi ho un duo comico insieme a Franco Bocchi e Ognomiz. Siamo arrivati a Zelig Off, Zelig Circus, poi Colorado, Honolulu. Ma nel frattempo, nel 2014, incrociamo Satiriasi, Filippo Giardina. Ci fa un workshop sul monologo comico, sulla stand-up comedy, che ancora per noi era un'idea molto americana di monologhi fatti in un certo modo. Vedevamo qualcosa sui siti, Re Rosso, e lì mi sono appassionato, ho detto mi piace perché voglio dire delle cose oltre a far ridere, e ho cominciato. Qual è la differenza tra stand-up comedy e cabaret? Allora, fondamentalmente sono due arti comiche dove si sale sul palco e si fa ridere. Detto questo, se vogliamo, da un punto di vista proprio della scrittura o anche della messa in scena del palco, il cabaret ha un'origine mitteleuropea, il cabaret del, diciamo, tedesco, se vogliamo, ma anche la commedia dell'arte italiana, ha un'origine europea prettamente legata proprio se vogliamo, al concetto di varietà. Adesso la sintetizzo molto alla buona. La stand-up comedy arriva dallo speaker corner inglese, quindi in un certo senso parte dal contenuto. Filippo Losito, che è un caro amico e anche un docente, nonché un ex comico, che adesso in realtà fa solo il docente, dice che è una nuova forma di genere letterario. Ed è vero, nel senso che appunto la stand-up nasce con l'idea dell'invettiva, del voler dire qualcosa sul palco, contro qualcuno, una forma di satira molto spinta, che poi diventa di fatto la stand-up comedy che noi conosciamo. Secondo te, qual è il limite che non si può oltrepassare? Su cosa non si può scherzare? Ma io su questo condivido il pensiero di alcuni, tra cui anche credo Filippo Giardina, mi permetto di citarlo, poi magari lui avrà un pensiero leggermente diverso, ma credo si possa ridere di tutto. Però proprio Filippo nel primo workshop ricordo che ci disse questa cosa molto bella: però bisogna pagare il prezzo, cioè devi sapere che se porti sul palco qualcosa di forte, devi poterlo reggere e devi avere una storia che ti permetta di farlo. Io arrivo, mi permetto di citare un altro collega che attualmente considero ancora il numero uno qui in Italia. Arrivo da poco dallo spettacolo di Giorgio Montanini. Non credo ci sia niente che non si sia permesso di fare in quest'ultimo spettacolo sul palco, ma non ti viene mai il dubbio che non possa farlo. Perché è vero. Perché è vero, non è vero nel senso che dice la verità, perché è discutibilissimo quello che dice, ma fa molto ridere e ha una presenza sul palco che gli permette di dire quello che dice. Poi si può non condividere, ma fa ridere. L'uso di parolacce, bestemmie, le usi anche, ti piace? No, io non uso le bestemmie, assolutamente, perché non le ritengo necessarie, perché non mi è mai capitato di farlo e credo non mi venga naturale farlo. Le parolacce sì, io le uso ogni tanto, forse anche troppo, nel senso che per me sono degli intercalari, non le uso per necessità, ma le uso perché mi scappano, mettiamola così. Però fanno un po' parte del colore dello spettacolo. Il tuo passato legato alla spiritualità, il tuo quasi diventare prete, tra virgolette, ti ha aiutato nel lavoro di comico, di stand-up comedian? Beh, sì, sicuramente sì, perché diciamo che, vabbè, studiare in seminario a Venegono in un periodo storico, adesso io ho 50 anni, quindi sono stato a Venegono sotto l'egida del Cardinal Martini in un periodo in cui si studiava davvero molto. Io ho fatto il liceo classico, cioè la preparazione, la dialettica di questi 6 anni di studi del liceo più la teologia che ho fatto, mi hanno dato gli strumenti per reggere poi sul palco e in qualche modo mi hanno dato gli strumenti per mettere in discussione le cose in cui credevo, quindi devo dire sì, mi ha aiutato tantissimo e tra l'altro è un tema che torna spesso nei miei spettacoli a religione, un po' perché ci sono affezionato e un po' perché chiaramente si ride anche di quello che si conosce di più. E di cosa parlano i tuoi spettacoli? Allora, il primo spettacolo era molto autobiografico ed è partito, diciamo, dal
da un po' di vicende che mi sono capitate nel tempo, una di queste, quella diciamo che è stato il mio primo monologo, una rapina che ho subito, che è diventato un monologo comico molto forte, che poi ho portato a Comedy Central. E diciamo, lì trattavo un po', quando si inizia a fare stand up si ha voglia di parlare di alcuni temi. Parlavo di sesso, parlavo di morte, non di droghe perché non faccio uso di droghe, però di temi abbastanza estremi. E invece nell'ultimo spettacolo, Non c'è niente da ridere, affronto un po' il tema dei 50 anni e di una libertà e adolescenza ritrovata, perché poi c'è anche questo, non avendo vissuto un'adolescenza normale, l'ho passata in seminario, adesso a 50 anni mi ritrovo a fare un po' l'adolescente, che è divertente ma ha i suoi aspetti tragicomici, diciamo. Dove prendi l'ispirazione per scrivere i tuoi monologhi? Ma un po' dalla vita di tutti i giorni e un po' da quello di cui ho voglia di parlare. Ultimamente faccio un esempio, mi sono interessato al concetto di poliamore, di relazioni aperte, sarà perché sono tornato single, e questa cosa mi incuriosisce nella vita, ho provato a portarla anche sul palco. E poi sì, diciamo che a volte è anche proprio l'argomento di interesse, può essere anche l'attualità. Va bene, comunque mi presento, io sono Stefano Gorno, come vi dicevo prima sono davvero contento di essere qua e non è retorico, mi piace molto l'idea di essere per la prima volta a fare stand up al Cinema Vecchio, dove ho fatto ormai da qualche anno improvvisazione teatrale. Io sul palco, ve lo dico, sto bene, non so voi lì, ma io qua sto proprio... Io mi sento bene, sul palco ritrovo me stesso, un po' come Beyam Mutlu, ve lo ricordate? No, vi sblocco un ricordo io. Un paio d'anni fa, Beyam Mutlu, la notizia è uscita su tutti i giornali, questo signore turco, 50 anni, alcolista, che abitualmente si ubriaca a merda, per usare un gergo, proprio si ubriaca tanto, e un paio d'anni fa si ubriaca, comincia a vagare nei boschi e si addormenta. A un certo punto lui si addormenta nei boschi, gli amici non lo trovano più e dicono: che fine ha fatto Beyam Mutlu? Si preoccupano e cominciano a cercarlo, organizzano delle squadre di ricerca per cercare Beyam Mutlu, girano nei boschi a cercarlo, chiamano anche la protezione civile perché non lo trova più nessuno sto Beyam Mutlu, tutti nei boschi a cercare Beyam Mutlu. A un certo punto Beyam Mutlu si sveglia, vede della gente che sta cercando qualcuno e si unisce alle ricerche. Meraviglioso, cioè Beyam Mutlu per un po' di tempo cerca se stesso, cerca l'uomo come Diogene, è meraviglioso, va alla ricerca di se stesso senza saperlo, sto coglione, mi viene da dire, perché dopo un po' che gira sente la gente che urla Mutlu, Mutlu, e lui dice: cazzo, ma Mutlu sono io, e gli fanno un mazzo così. E lui come risponde ai giornalisti poi che lo intervistano? La prima cosa che dice qual è? Per favore, non ditelo a mio padre. 50 anni alcolista, per dire che... In fase di scrittura e di chiusura di uno spettacolo ti fai dare una mano da qualcuno? Sì, allora di solito i pezzi, vabbè, ci sono gli open mic, io ho un'associazione a Torino, Tactus, un'altra comicità con cui nel gruppo spesso organizziamo e facciamo open mic in cui proviamo i pezzi. Io come riferimento poi ho Francesco Giorda, che è un collega, amico, improvvisatore, stand-up comedian, giocoliere e tante altre cose, che è anche un bravo regista, e quindi... Di solito l'ultima visione prima dello spettacolo è la sua, l'ok è il suo, diciamo. Cosa ti spinge a fare comicità? Ma credo che sia una forma di vocazione, per tornare un po' ai concetti religiosi. Io da quando ero al liceo, il primo spettacolo che ho fatto al liceo, ho sentito forte questa adrenalina del sentir ridere le altre persone e star bene. È sempre stata fortissima questa esigenza, infatti dico sempre che non potrei fare a meno del palco, ed è vero, mi piace far ridere le persone, quando le persone ridono io sto bene, quindi continuo a farlo, credo di essere capace a farlo, di farlo bene, quindi continuo a farlo. Palco, ti piace o ti terrorizza? No, lo adoro, ormai guarda, avevo un po' di paura, cioè c'è sempre un po' di paura quando le registrazioni televisive, quel po' di tensione, le situazioni un po' più con qualche big magari. Ho fatto l'apertura e le Azzaro Rossi l'anno scorso al Concordia con 800 persone, ho sentito il brivido del vedere davanti 800 persone, però paura quasi più ormai da un bel po' di anni. L'ultima volta che sono stato terrorizzato è quando ho provato un monologo in inglese a New York a un open mic, perché era la prima volta che provavo un monologo in inglese, quindi era proprio zero assoluto, non sapevo se avrebbero capito quello che dicevo, se avrebbe fatto ridere in quella lingua. Ha funzionato, però prima di essere sul palco ero terrorizzato.
Hai una scaramanzia prima di salire sul palco? Più che una scaramanzia è una cosa che mi ha insegnato un vecchio maestro, che è salire sul palco e prendere le misure a passi del palco su cui starai dopo, perché è un po' come prendere confidenza di un posto che dovrà essere casa tua per un'oretta, e quell'essere casa tua significa avere la forza di stare sul palco, di sentirlo casa, avere il polso di cosa succede sotto, fare sentire anche alla gente che quella è casa tua, che significa che la gente si siede tranquilla, ti ascolta e tu hai il controllo. E noi siamo maniaci del controllo. Dal punto di vista puramente estetico, le luci, le visual magari, l'abbigliamento, le usi, non le usi? Allora, guarda, io ho sempre snobbato tutta la parte che non fosse di scrittura e di delivery, di messa in scena vera e propria. Devo dire che ultimamente sto riscoprendo un po' il gusto della precisione. Questa me l'ha insegnata molto Davide Allena, che è il regista tecnico di Arturo Brachetti, che è anche un amico, che mi ha dato una mano al penultimo spettacolo, e lui ha una grande cura del dettaglio, della luce giusta sul microfono, del microfono al punto giusto, della musica che deve entrare esattamente quando tu stai facendo quel passo, oltre a curare un po' l'abbigliamento. Ultimamente ho deciso di avere un look sul palco che è maglia nera e jeans, e tengo sempre quello. Non l'avevo mai fatto prima, ma mi sono reso conto che anche per una questione proprio di immagine, se vogliamo di social, i giovani lo fanno molto, va fatto, quindi lo faccio anch'io. Utilizzi anche delle visual grafiche? Nell'ultimo spettacolo ho le slide in appoggio, perché parlo di intelligenza artificiale, quindi faccio vedere delle cose che l'intelligenza artificiale mi ha detto, ma scritte rendono molto di più. E poi ho una parte in cui parlo degli insulti che usavano gli antichi greci, e anche lì far vedere qual è la parola greca e qual è l'insulto rende molto, per cui mi appoggio ad alcune immagini. Tour, tu hai già fatto dei tour di spettacoli in giro? Sì, ho girato, diciamo che da 5 anni a questa parte giro abbastanza, principalmente in Piemonte, Lombardia, però nell'ultimo anno anche Lazio, Marche, Sicilia, Puglia, Sardegna. E come affronti il tour? Come energie? Come ti muovi? Beh, considerato che non sono un Luca Ravenna, per capirci, un Eleazaro Rossi, che hanno i tour con date a distanza di 2 giorni, a volte di un giorno, abbastanza tranquillamente. Io non patisco i viaggi lunghi, per fortuna ancora dormo bene di notte anche in posti diversi, quindi non soffro particolarmente dover fare i tour. Invece quello che ti dico è: fare il sud fa capire a un comico del nord che la comicità cambia un po', quello sì. Non è una considerazione assolutamente razzista, sembrava, ma no, cambia proprio il tipo di comicità. Quindi il sud ti fa ricalibrare un po' il repertorio, nel senso che poi io, facendo anche improvvisazione, ogni tanto rivendendomi come animatore, nel senso che sono uno molto da pubblico, gioco altre armi se non sono poi quelle proprio del monologo. Io e Franco abbiamo vinto il Festival Nazionale del Cabaret 15 anni fa con un pezzo che erano i due ladroni. Noi eravamo in croce a fare i ladroni. Per farti un esempio, questo ha vinto il Festival Nazionale del Cabaret, abbiamo girato tutta l'Italia, a Reggio Calabria, a Bravo Grazie, con le telecamere Rai. Quando siamo usciti, siamo messi in croce, il pubblico di Reggio Calabria era gelato, proprio non poteva accettare che due comici si mettessero in croce come Nostro Signore, ma l'abbiamo fatto. Hai ancora paura di volare? Sì, ho ancora paura di volare, quello ormai lo considero un mio cavallo di battaglia, quel pezzo, però tuttora ho paura di volare. Volo ormai, perché volo, però ho paura. Da quando ci sarà un tuo special Netflix? Spero presto. Ho fatto lo special a Zelig, ho registrato uno special che poi è andato su Amazon, è rimasto su Amazon per 3 anni, l'hanno tolto da poco, però diciamo che era dentro una rassegna, si chiamava Zelig Italian Stand Up. Arrivare a uno special a Netflix sarebbe un bell'obiettivo, diciamo che mi do un biennio per arrivarci. Voi tenete i conti, 2 anni ci arriviamo. Lockdown, durante questo periodo, tu sei riuscito a continuare a scrivere oppure ti sei bloccato? Allora, durante il lockdown ho continuato a scrivere, perché io ho anche una scuola di comicità, ho tenuto lezioni online faticosissime, e proprio per i contatti col mondo del cabaret, diciamo per fortuna, con i Pampers di Torino e con Alberto Farina, Roberto Lipari, altri comici un po' in giro per l'Italia, ci siamo inventati un format su Twitch, che è una piattaforma che i giovani conosceranno, che si chiamava Venerdì 13, in cui facevamo i cretini online gratuitamente per la gente, e devo dire con un ottimo risultato di pubblico. Non ci portava niente economicamente, ma ci ha tenuto vivi e ha ricordato alla gente che la comicità prima o poi sarebbe tornata live.
Perché anch'io davvero soffro tanto all'idea di prendere l'aereo, soprattutto prima e poi anche durante, comunque c'è la sua bella dose. E quindi per superare questa paura, tendenzialmente, come faccio sempre io, ripasso a memoria statistiche rassicuranti sul tema volo. Salgo su questa scaletta sorridendo, lo faccio proprio anche perché tu sai che il corpo ti aiuta a essere positivo, quindi pensa andrà tutto bene. Intanto entro in questo ambiente bianco ovattato dove sembra che vada tutto bene, ma dentro sai che andrà tutto malissimo, e ripasso a mente queste statistiche, tipo che ci sono molti più incidenti in autostrada che in aereo, ma questa cosa mi viene sempre in mente quando devo prendere l'autostrada, per la verità. Tipo stasera che devo tornare a Torino. Oppure che ne so, che gli aerei non cadono quasi mai. Questo è un dato, che se stai salendo sull'aereo, però quel quasi ti dà un po' fastidio, ti dà, perché se o non cadono mai, perché non devono cadere quasi mai, vaffanculo, perché se è quasi mai, quel quasi magari è proprio quel giorno che io salgo sull'aereo. Quindi io mi faccio forza e prendo questo aereo. Il problema dell'aereo è che poi io sono, quando sono dentro questa tranquillità bianca, ovattata, bellissima, sono sempre inquietato da questo gracchiare incomprensibile del capitano. Ladies and gentlemen, my name is Captain Smith from the Sun Rockets and Broadcaster from Cross Into Cotton, Cross Call Castle Rock. Tu mi insegni? Che cazzo? Cioè, abbiamo anche speso dei soldi per il biglietto. Potrò capire che cazzo dici? Cioè, mi sembra anche un diritto del viaggiatore sapere che stai dicendo delle cose che magari mi interessano, magari hanno a che fare con la mia sicurezza. Posso capire che cosa dici? Sembra che lo facciano apposta. Ladies and gentlemen, my name is Captain Smith. No, 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 si sente troppo bene. Mettiamo un attimo a cassa a bagno nel miele, eh? Adesso con un punteruolo riprova un po'. La teniamo così. Ma che cazzo? E io ho paura. Cioè, io ho paura e se non sento cosa dici, tendo a sentire cose che non hanno senso, perché ho paura. Tipo. Ladies and gentlemen, my name is Captain Smith. Fans of the Captain, Frodo Baggins, the Lord of the Rings. Signora, ha sentito? Cioè, magari, però mi sembra che il capitano a un certo punto abbia proprio dal nulla tirato fuori il protagonista, il Signore degli Anelli, proprio, che non so cosa c'entri col fatto che vogliamo. No, guarda, lei deve star calmo, prendere una pastiglietta e dormire, perché sente cose che non hanno senso. Infatti, sento cose che non hanno senso. Ma se stai andando in Turchia, è peggio ancora, perché quel giorno il capitano era turco. Turco, arabo, arabo terrorista, attacchi. Io ho fatto proprio un volo pindarico non progressista, perché ho associato il capitano terrorista, e quel giorno ho sentito. Ladies and gentlemen, my name is Captain Ahmed Al Mansur. Asina Anina Allah Akbar, you die infidel. Non so se ha potuto anche lei ascoltare il messaggio del capitano, perché mi sembra che a un certo punto, inneggiando ad Allah, abbia ipotizzato che in quanto infedeli noi moriremo tutti. A me la cosa preoccuperebbe abbastanza. Ma guardi, lei la deve smettere, deve cercare di dormire. Io ho sentito parlare del Signore degli Anelli, non so lei cosa sente, no, la pastiglietta, no. Senti anche tu l'esigenza di avere un tuo podcast? In realtà no, perché immagino sia faticosissimo gestire un podcast. Mi piace l'idea, mi incuriosirebbe in questo momento. Devo dire, io faccio tantissima formazione aziendale, tanti spettacoli di vario tipo, anche perché non avendo un'anima unica, essendo io un improvvisatore, un cabarettista, un formatore che usa la comicità nella formazione, uno stand-up comedian, facendo tante cose in questo momento proprio non ce la farei a pensare di mettere in piedi un podcast, però ti dico, mi affascinerebbe. Vuoi raccontare anche di questo tuo lavoro parallelo nelle aziende? Diciamo che faccio formazione aziendale, in diversi ambiti. L'idea è di usare l'improvvisazione e l'umorismo per arrivare a raggiungere degli obiettivi con gruppi di professionisti di vario tipo, cosa che negli ultimi anni sta funzionando molto bene. Poi non ti nascondo che è anche molto ben pagata rispetto a quello che può essere pagato uno spettacolo, poi dipende dalle situazioni. E tra l'altro mi piace molto farlo, a me è sempre piaciuto fare formazione. L'idea di poter fare spettacolo mentre fai formazione ancora di più, quindi continuo a farlo e spero di farlo sempre di più. E cosa porti a fare, cioè proprio in maniera specifica?
Ma dipende, ho fatto dei team building, se posso, tanto è pubblico, se posso permettermi, una delle ultime più grosse con Lavazza, abbiamo lavorato io e Serena Bongiovanni, che è una comica di Torino, dentro un progetto che si chiamava Gap Free Day, che parlava del gender gap nel mondo del lavoro. Per dirti, è stato l'anno scorso, c'è stato ospite Michela Murgia, Gasparrini, il filosofo che parlava di femminismo, e io e Serena abbiamo chiuso questa convention facendo dei pezzi di stand-up comedy legati a questi temi, quindi scritti appositamente per quella giornata. E questo è stato puramente di spettacolo. Con un'agenzia di Milano lavoro invece spesso sulle conversation, quindi su uno spettacolo che diventa conversazione con i dipendenti dell'azienda, che diventa formazione, perché poi da lì si parte e si costruisce magari un workshop che usa anche l'improvvisazione e l'umorismo per arrivare a degli obiettivi, che possono essere la migliore comunicazione all'interno dell'azienda, piuttosto che queste cose che piacciono tanto alle aziende. Cosa pensi della scena italiana della stand-up comedy? Ah, penso che per fortuna, nonostante qualcuno qualche anno fa dicesse non andrà mai da nessuna parte, sia cresciuta molto bene. Ci sono dei nomi straordinari fanno veramente la differenza ormai, ti dico, amici anche con cui abbiamo cominciato, penso a Luca Ravenna, penso a Stefano Rapone, a Tinti, li abbiamo nominati prima, alla stessa Satiriasi, Montanini, Giardina, ci sono veramente comici che hanno tanto da dare, ed Alzero Rossi stesso, e credo stia crescendo molto, ci sono anche tanti giovani che la fanno, per fortuna sta un po' anche ricominciando il live. Siamo ancora molto indietro, potrebbe fare molto meglio il live, cioè potrebbe essercene molto di più. C'è molto più la tendenza a fare open mic, quindi i locali chiamano a budget molto bassi e quindi senza un vero guadagno per il comico, tanti comici giovani a fare pezzettini che tengono insieme la serata, ma fino a un certo punto ci vorrebbe un po' più di live, cioè al di là delle situazioni televisive, dei teatri belli come questo, anche la possibilità di esibirsi nei locali. Però credo che la scena italiana stia crescendo molto. Non farò il cinquantenne che dice però i giovani, perché i giovani comunque fanno il loro. Forse sono un po' monotematici, ma questo lo scopriremo solo vivendo. Giovani, un consiglio ai nuovi comici che incominciano a... Ma se dovessi dare un consiglio, non necessariamente da vecchio, un po' fuori da... Sì, guarda, il consiglio che mi sentirei di dare è: ricordatevi che il palco è un mestiere, che bisogna guardare Montanini e quelli bravi come lui non solo per le cose che dicono, perché poi il giovane tende ad avere voglia di dire delle cose sul palco, ma anche per come stanno sul palco, che è la vera differenza. L'arte dello stare sul palco è un mestiere, quindi va imparato prima ancora di avere delle cose da dire, mettiamola così. La spingo un po' verso il mondo del cabaret. Social, ti piacciono o non ti piacciono? Non mi fanno, allora sì, mi piace, poi anch'io sono abbastanza dipendente, ormai ci passo un sacco di tempo, non vorrei investirci troppo tempo per lavoro. Ormai dopo Zelig, dopo che la televisione è un po' morta, mi sono reso conto, per me che sono di una generazione che ha scavallato tra la TV e il web, mi sono reso conto che sono necessari, quindi sto cercando di usarli, ma se potessi scegliere non lo farei. Ecco, Zelig, vuoi parlarci un po' di questa esperienza in televisione, com'è stata? Ma l'esperienza di Zelig è stata bellissima, sia per le persone che ho conosciuto, sia per le esperienze che abbiamo fatto io e Franco. Abbiamo fatto un'edizione di Off e poi di Circus. Se vogliamo, l'unica nota dolente è che siamo arrivati in un momento in cui Zelig stava un po' finendo il suo arco. Abbiamo avuto l'anno senza Bisio con Forrest e Lamannino, che sono stati bravissimi, ma si sentiva un po' l'idea del il barcone sta pian piano naufragando. Poi Zelig si è ripreso, va avanti ancora oggi, però, diciamo solo però, dai. Non voglio sputare nel piatto dove ho mangiato. Fatica come format, perché il mondo è andato avanti, giustamente, Zelig di qualche anno fa. È stata sicuramente un'esperienza bellissima. Prima ho parlato degli Stati Uniti. Un'altra delle volte in cui sono stato terrorizzato è stata la prima uscita a Circus, dove avevamo 3.000 persone davanti, sedute, le telecamere di Canale 5 di prima serata. E quella è stata un'esperienza veramente mozzafiato, però bellissima, divertentissima. Ho conosciuto un sacco di comici bravissimi, lo rifarei. Quali sono i tuoi progetti futuri? Beh, come dicevi tu prima, arrivare a Netflix entro il biennio, crescere un po' sui social e fare quello che faccio, perché lo amo, cioè vorrei continuare a fare formazione e spettacoli, continuare a farlo anche di improvvisazione, non solo di stand-up comedy. Il concetto è che vorrei continuare a fare quello che faccio, farlo meglio e meglio pagato, come
uno spererebbe sempre nella vita. In fase organizzativa delle tue attività, ti fai dare una mano da qualcuno dal punto di vista del management o dell'organizzazione degli eventi? Allora sì, però diciamo sporadicamente, da persone che conosco in situazioni diverse, contatti diversi, su zone diverse, e questo mi dà il gancio per risponderti anche alla domanda di prima. Una cosa in cui io sono molto carente è proprio questa parte di organizzazione e management. Non ho mai avuto un'agenzia, oggi mi chiedo, forse sarebbe il caso di avere un'agenzia per lavorare anche un po' più tranquillo, e per non, più che altro per non dover pensare a tutte quelle cose che, se puoi occuparti solo di palco e ci pensa qualcun altro, lavori molto meglio. Prima avevi detto anche che avevi fatto una data anche all'estero. Avevi anche fatto uno spettacolo open mic all'estero. Sì. Ti piace questa cosa oppure ti terrorizza? Ti piacerebbe fare proprio dei spettacoli? No, mi piacerebbe tantissimo. Il problema è che a 50 anni non so se avrei le energie per far diventare fluente l'inglese al punto da poterci costruire uno spettacolo come lo faccio oggi in italiano. Ci sono colleghi bravissimi che l'hanno fatto, Francesco De Carlo, Luca Cupani, e non solo, ce ne sono molti ormai che lavorano a Londra e che performano in inglese. Mi piacerebbe tantissimo farlo, non credo che oggi riuscirei ad arrivare ad avere un inglese così fluente da poterlo portare in giro con la sicurezza con cui porto in giro uno spettacolo in italiano, mettiamola così. Però sì, mi piacerebbe molto. Invece tipo Luca Ravenna, che fanno anche il tour, penso che lo facciano in italiano, se non sbaglio. Sì, no, loro lo fanno in italiano per comunità italiane all'estero. Diverso è Luca Cupani, che ha il suo spettacolo in inglese, piuttosto che appunto De Carlo, Tiziano Labella, ce ne sono ormai Xuliano Dule, ce ne sono molti che performano in inglese, ma credo che sia la direzione poi del futuro. Io forse mi ritengo troppo datato, cioè solo 50 anni, però troppo datato in termini professionali per rimettermi a pensare a una carriera europea o comunque in inglese, però sicuramente è il futuro, perché io ormai la stand-up la guardo in inglese, tanti giovani lo fanno e credo che prima o poi arriveremo a performare principalmente in inglese e poi in italiano, perché questo poi permette anche ai comici di andare su Netflix, di arrivare negli Stati Uniti, di uscire un po' dalla piccola italietta a cui noi siamo abituati. Una domanda che mi faccio sempre proprio legato alla lingua e alla cultura. Se uno spettacolo viene creato e pensato da, tra virgolette, un italiano, riesce poi a essere compreso effettivamente dalla persona non della stessa cultura? Dipende, nel senso che secondo me no, o comunque devi scriverlo appositamente per la cultura in cui vai, ma in alcuni casi magari sono solo piccole sfumature. Io ho tradotto un mio monologo quando l'ho portato a New York, fondamentalmente l'ho tradotto così com'era, ho fatto gli aggiustamenti linguistici, però i concetti erano quelli. Se avessi fatto un pezzo prettamente, che ne so, che parlava di robe piemontesi, cioè se il pezzo è molto italiano, sicuramente va rivisto per l'estero e viceversa. Poi dipende da quanto riesce a essere universale. Io su Netflix ho visto un comico malese da poco che è assolutamente chiaro in tutto quello che dice. A un certo punto capisci che tra Malesia e non mi ricordo qual è l'altro paese di cui parla, non corre buon sangue, quindi tutte le battute sono costruite come se le costruissimo su Cuneo Torino, Pisa Livorno o francesi e italiani. Cioè il principio è quello. Però sì, sicuramente se immagini uno spettacolo per l'Europa avrà un respiro diverso. Vuoi lasciare i tuoi riferimenti social? Certamente sì, io sono Stefano Gorno su Facebook ed è molto semplice, Stegorno su Instagram. Stefano Gorno anche su TikTok, dove sto cominciando a fare delle piccole cose. MySpace l'ho abbandonato da un po' e basta, direi che Netlog. Netlog neanche. Twitch esiste solo così tanto per. No, però ci tengo molto a Instagram, seguitemi su Instagram, quello sì. Tre artisti o progetti di comicità varia che bisogna assolutamente conoscere. Tre must. Bisogna vedere una volta nella vita Antonio Rezza, che è fuori da ogni schema ed è un maestro, è un genio, va visto assolutamente. Io consiglierei a tutto il mondo di vedere gli Umbilical Brothers, che ho visto a Torino, che seguivo perché sono australiani, li seguivo su YouTube da anni, poi li ho potuti vedere a Torino, meravigliosi, fanno comicità visual, sono un mimo e uno che fa suoni col microfono e si invertono anche spesso, sono meravigliosi. E poi guarda, se dovessi dirti invece, per stare un po' più local,
e tornare nella stand up, io direi che Giorgio Montanini va visto, perché è ancora il cavallo di razza che dice che la stand up comedy è possibile, che è vera, che è bella, che è verace. Montanini spacca ancora. Molte grazie. Grazie. Ciao ciao. Si chiama Poesia dislessica. Nel vita del cammin di nostro mezzo mi rivotrai per una belsa a scuro. La colli all'irti nebbia, piovvinigiando sale, bianca e orleggia il rame, è una poesia da Roma. Grazie. Sento gli applausi molto forti che devono essere delle insegnanti di sostegno, immagino. E di solito c'è un insegnante di sostegno che l'ultima serata è bellissima, la voglio far sentire i miei allievi. Va bene, fallo, è libera. No, ce la si ha qualcosa. Sulla scia di questa che è piaciuta molto, ho deciso di scriverne un'altra che si chiama Poesia discalcula, che inizia in questo modo, di cui mi vergogno molto, però ormai ho deciso che inizia così e quindi la devo fare così. Inizia così. Mi scuso prima, perché... Cucù ottete! Rifaccio che mi viene da ridere. Cucù ottete, un 3-2 stella. Che poesia questa bella, perché comunque continuiamo ad ammiccare dislessici. Eravamo quattro amici al bar, che riporto di due non lo so fare. Ho i calcoli renali sbagliati come il Negroni. Cameriere il conto male. Gesù moltiplica i pesci, ma con la calcolatrice. Che casino, è un 14, se dici 16 ma pensi 13, seduti a tavola ma pitagorica, occhio per occhio, 60 quacchio, vado al Carrefour che c'è il 2x3, io uso le dita, tu pensa per te. Grazie.